Ricordo che nel 2007, settembre 2007, 13 settembre, noi facemmo la più grande conferenza sul clima mai fatta in Italia, nella sede della FAO. Io ero il ministro dell'Ambiente, vennero tutti, il Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera, il Senato. Era stata preceduta da 6 mesi di iniziative in tutta Italia e c'erano 2.000 persone e 10.000 in streaming. Demmo poi i risultati fatti dagli scienziati con un decalogo che si chiamava piano di adattamento ai cambiamenti climatici, perché oltre la mitigation, significa ridurre e uscire al più presto dai combustibili fossili, ormai bisogna uscirci entro 20 anni, perché la situazione negli anni è stata sempre più allarmante. Oggi gli scienziati parlano chiaramente che noi entro il 2050, se non abbiamo fatto un'inversione, rischiamo nei prossimi decenni addirittura l'estinzione della specie umana. Cioè, i termini che usano sono così gravi che io, quando dicevo provocatoriamente continueremo a dibattere del nulla mentre saremo sommersi, facciamo la fine del Titanic praticamente. Ecco, forse Adesso, possiamo vedere nelle immagini della clip 2 del crollo della diga, perché ce le abbiamo, vediamole cosa dalla regia, chiederei un io tappeto di anche immagini. a governo e opposizione, perché la cosa in questi casi deve essere unanime, Attivare i fondi che europei. no, innanzitutto di Eh riprendere, sì, perché voi è stato state bloccato per emergendo. 10 anni, questa necessità del piano di adattamento. Che significa? Innanzitutto, questo non è maltempo, questa è tempesta tropicale, è un ciclone. Quando una cosa prende da Crotone, dalla Sicilia, fino a Ecco, Rapallo, fino a Venezia, tutto il ecco la onda. paese, non è un normale maltempo. Dobbiamo fare in modo che tutte le normative siano adeguate al fatto che è cambiato profondamente il clima. Per esempio, è vero che bisogna fare più manutenzione sugli alberi che rischiano di cadere, ma è anche vero che dobbiamo educare i cittadini che quando c'è una tempesta tropicale negli Stati Uniti, quando sono le tempeste, la gente addirittura spranga i vetri, le finestre, perché noi non siamo abituati, perché non era così il clima.